Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di prima di parlare del vero argomento di oggi, vi voglio far notare i gioielli che indosso. Voi spesso mi chiedete dove acquisto i miei gioielli e io vi ho già parlato di questo brand anche altre volte. Sto parlando di Anna Luisa Gerli. Anna Luisa è un'azienda che crea delle cose veramente stupende. Io quando vado sul sito a guardare quello che c'è disponibile mi ci perdo perché mi piace praticamente tutto. Come ad esempio questi orecchini che comunque li stavo cercando da tantissimo tempo. Sono dei cerchi un po' più spessi, ma sono veramente molto molto belli e trovo che possano essere indossati praticamente con qualunque cosa, sia con un abbigliamento sportivo che in un abbigliamento elegante. Ma anche queste collane sono veramente belle. Queste sono due collane, in pratica una è composta da due collanine come si stanno portando adesso a stile coroncina, veramente fantastiche, e quest'altra invece è una collana singola che è anche reversibile, quindi può essere indossata sia con il nero che con l'oro. Io adoro Anna Luisa perché oltre a creare dei gioielli veramente alla moda e quindi indossabili in qualunque occasione, crea dei gioielli di alta qualità. Vi ho già detto altre volte che comunque vengono creati dagli stessi gioiellieri di Louis Vuitton e Tiffany, e in più Anna Luisa ha dei prezzi più abbordabili, quindi altissima qualità, durata nel tempo, ma prezzi anche più abbordabili. Infatti partiamo da una base di circa 40 euro. Gli orecchini che indosso, se non erro, costano intorno ai 55 euro, ma io vi assicuro che comunque quando avete tra le mani questi gioielli vi accorgete dell'alta qualità che hanno e nella durata del tempo. Sono firmati dappertutto, infatti se vado a girare la collanina vi posso far vedere che anche la chiusura è tutta firmata, quindi sono veramente di altissima qualità. In più mi piace anche tantissimo la filosofia che adotta Anna Luisa. Infatti loro utilizzano solo materiale nobile, però riciclato al 100%, ciò significa che non vanno ad inquinare l'ambiente, neanche quando vanno a realizzarli, infatti riducono le emissioni di carbonio al 0%, quindi non inquinano neanche l'ambiente, e io credo che di questi tempi è una cosa fondamentale, perché poi ci andiamo a ritrovare nelle condizioni in cui ci ritroviamo adesso. Comunque quello è un altro discorso. Comunque, a prescindere da tutto, il mese di novembre, appunto il mese del Black Friday, anche Anna Luisa propone degli sconti fino al 27 novembre, quindi io vi lascio tutti i dettagli giù in info box, vi lascio anche un link diretto appunto alla pagina di Anna Luisa dove potete andare ad approfittare di questi sconti, anche perché adesso ci avviciniamo al Natale, quindi possiamo fare un regalo, possiamo farci un regalo, possiamo farci fare un regalo, e quale occasione migliore approfittare degli sconti comunque anche per risparmiare qualche soldino. Detto questo, possiamo passare all'argomento di oggi. Allora, come potete notare, ho un trucco un po' più particolare. Questo perché? Perché mi sono andata a truccare con la nuova collezione di Essence e Catrice. Adesso vi faccio vedere di quale collezione sto parlando. Sto parlando delle principesse e in pratica delle streghe cattive. Allora, io non ho preso tutti i pezzi, anche se vi dico la verità, ero proprio coinvolta al 100%, avrei preso di tutto, e comunque ho preso parecchie cosine. Allora, iniziamo con le principesse, delle principesse quindi di Essence, perché Essence appunto si è dedicata alle principesse, quindi diciamo che il lato più buono della casa cosmetica Cosnova. Io ho preso appunto Aurora, era presente la Sirenetta, Biancaneve e Aurora, ovviamente vi metterò le foto della collezione. Io ho deciso di prendere Aurora, che ho trovato più particolare rispetto alle altre due, e ha uno specchio e poi all'interno sono 14 cialde. Sono dei colori più particolari, mi piacciono tantissimo e quindi ho optato per Aurora. Se non erro, le palette di Essence si aggirano intorno agli 8
8,90 euro. Comunque vi scrivo anche il prezzo per non sbagliare. Poi sempre delle principesse facevano parte, questi li ho utilizzati, sono i tre pennelli, quindi uno dedicato alla Sirenetta, uno dedicato a Biancaneve e l'altro dedicato ad Aurora, appunto, e sono tre pennelli favolosi, anche se costano praticamente nulla. I pennelli di Essence è sempre così. Poi sempre delle principesse ho preso, io ho cercato di prendere un pezzo per ogni cosa, appunto, per rendermi un po' conto. Questo di Biancaneve, che è appunto il mascara che indosso e a primo impatto mi è piaciuto tantissimo, cioè veramente meraviglioso. E poi sempre delle principesse ho preso l'Hydro Booster Mist dedicato appunto ad Ariel. Allora, questo è veramente ottimo, l'ho utilizzato appunto per applicare il fondotinta, quindi lo andavo a spruzzare sulla spugnetta e poi andavo a tamponare il fondotinta in modo da andare a fissare e da dare un effetto più idratante. Ha una profumazione fantastica, in pratica il diffusore non è che mi piace come spruzza, e poi la profumazione è veramente particolare. E questo non mi ricordo quanto l'abbia pagato, non credo di averlo pagato tantissimo, però è veramente ottimo. Era presente un'altra variante che in pratica era tipo, diciamo, una cipria liquida, e poi c'era la variante illuminante. Io ho preso quella idratante perché ne ho più bisogno. Per quanto riguarda Catrice, appunto, abbiamo detto che si dedicava alle cattive, e avevamo la palette di Ursula, della quale non potevo fare a meno perché mi piace tantissimo il pack. Sono tutti e tre basati appunto sull'argento, quindi predomina l'argento. Ursula è fantastica. E all'interno ha uno specchio bello grande e guardate qui che colorazioni, cioè stupende veramente, bellissime colorazioni, come questa anche Maleficent. Ho deciso appunto di prendere Maleficent. Queste palette costano 12,90 euro l'uno e guardate qua che colori veramente meravigliosi. E poi c'era la palette della regina cattiva, in sostanza alla regina di Biancaneve, che invece non ho preso. Come illuminanti erano presenti solo due illuminanti, questo non so perché, comunque una appunto dedicata ad Ursula, infatti di Ursula ho deciso di prendere tutto perché è fantastica, e nello stesso tempo hanno un profumo veramente strepitoso. Guardate qui il pack, questi costano 7,95 euro, questi me li ricordo. E questa appunto è la regina di Biancaneve, che ha proposto anche questo illuminante. Questo ha una base leggermente più dorata, invece quello di Ursula una base più rosata. Poi sono tutti, cioè sono proprio belli perché appunto sono tutti decorati, c'è proprio la figura. Sono veramente belli. Invece per quanto riguarda Maleficent non era presente nessun illuminante, non so perché come illuminante hanno fatto solo le due varianti. Poi sempre di Ursula, pennello. Allora, quest'anno in questa collezione doveva essere presente una pochette con tutti e tre pennelli. Nello stand io non ho visto la pochette, a meno che mi è sfuggita, non lo so. Però erano presenti i pennelli singoli. Come pennelli io sono andata a prendere questo di Ursula, che poi tra l'altro mi sono scordata pure di andarlo ad utilizzare. Comunque, fatto così, siccome sono più specchiati, magari vi metto una foto presa da internet, perché sennò è veramente difficile farvelo vedere. Comunque è fantastico questo pennello. Ve l'ho detto, comunque di Ursula ho preso il più possibile perché mi è piaciuto un sacco. Per finire, ultime tre cose, sì, non vorrei sbagliarmi, ma sono le ultime tre cose, sono i tre rossetti, che sono appunto i rossetti dedicati sempre alle cattive.
eccoli qui, in questo pack argentato, quindi che vanno a richiamare appunto le palette, e i colori all'interno ve li farò vedere comunque durante il video. Quindi continuate a vedere il video se siete curiosi di sapere come ho realizzato questo trucco, e ovviamente fatemi sapere la vostra opinione. Ok, quindi direi che possiamo iniziare. Come primer occhio ho utilizzato questo di Essence e adesso vado ad applicare questi patch di Catrice, che in realtà non ho mai utilizzato, è la prima volta, e quindi andiamo anche a provarli. Sono veramente molto molto comodi, non sono per nulla invasivi e quindi non danno fastidio. Ora vediamo nella funzionalità. Credevo fossero di più, in realtà ne sono 24, quindi servono per 12 trucchi. Allora, sono veramente molto indecisa su quale palette utilizzare, perché mi piacciono tantissimo entrambe. Quando ho visto la foto della palette di Ursula ho detto no, assolutamente la devo prendere, perché mi è piaciuta tantissimo. Poi io amavo la Sirenetta e vabbè, era la nemica, diciamo, tra virgolette, della Sirenetta, però a me piaceva tantissimo Ursula come personaggio. E adesso andiamo a decidere. Allora, avrei voluto ricrearvi due look, però siccome è un giorno dove ho un po' più tempo, dopo voglio registrare qualche altro video in compagnia di Giovanna dove spacchettiamo gli ultimi calendari, e quindi direi di farne solo uno in modo che dopo non mi devo andare a struccare e poi ritruccare. Poi magari facciamo un altro video dove utilizziamo anche un'altra palette. Allora, in realtà opterei per utilizzare Maleficent, però voglio andare a prendere un colore anche all'interno di Ursula, che sarebbe Cave, questo colore qui. Allora, partiamo subito, facciamo così. Ovviamente andrò ad utilizzare i pennelli della collezione, che questi però sono creati per le principesse, le cattive non le possono utilizzare. E sono tre pennelli, quindi Sirenetta, Aurora e Biancaneve. Ok, inizierei con la Sirenetta, anzi inizierei utilizzando questo più piccolino e vado a prendere Wicked, che sarebbe questo marrone, e me lo vado a mettere proprio qui nella piega, creandomi una sorta di linea. Allora, pigmentazione assurda, e vediamo sull'occhio, quindi qui, cioè, pigmentatissimo. Me lo porto anche più nel lato e continuo. A questo punto procedo con il pennello da sfumatura della Sirenetta e vado a prendere Battle. Lo prelevo e lo vado a sfumare al di sopra del colore che ho appena applicato. Anche questo è bello pigmentato. E quindi così. Adesso, come avevo detto, vado a prendere Cave dalla palette di Ursula e utilizzo quest'altro pennello di Biancaneve, che è sempre un pennello da applicazione. Cave sarebbe questo, con questa bella conchiglia incisa. Ok, oddio, pigmentatissimo. Non sono neanche tanto polverosi per come sono pigmentati, onestamente. E vado ad applicarlo nella parte più interna e nella parte più esterna, lasciando la parte centrale libera in modo da poter applicare un altro colore. Non mi sono espressa ancora sui pennelli, ma mi sembrano veramente ottimi. Sono tre pennelli d'applicazione, anzi devo dire che io comunque sono particolarmente affezionata al pennello da sfumatura della Kiko, chi mi conosce lo sa, chi mi segue da tanto tempo, e
molto probabilmente questo è un ottimo sostituto. Ok, adesso procedo con la parte centrale. Nella parte centrale vado ad applicare questo primer per glitter della Essence, proprio perché voglio andare ad utilizzare un colore più glitterato. Quindi prendo un pennellino, vado ad applicarlo prima sulla mano, in questo modo, e poi lo prelevo con un pennello e lo applico nella parte centrale, quindi qui. Come cialde glitterate ne abbiamo a disposizione 4, due delle quali sembrano praticamente identiche. Dragon, oh mio Dio, c'è, guardate qui, fantastico. E poi, cioè assurdo veramente, e poi abbiamo Ocean. Vado a prenderlo con l'altro dito così ci rendiamo conto anche se il colore è uguale, praticamente è lo stesso secondo me, non vedo differenza, forse Ocean è leggermente più specchiato, però si lavora meglio Dragon. Sì, Dragon. Eccolo qui, quindi questo sarebbe Ocean e questo è Dragon. Mi sembra che Dragon sia leggermente leggermente più valido come applicazione, però come colorazione mi sembrano praticamente uguali, non lo so. Poi abbiamo Sea Witch, questo colore qui che è un color ruggine, non ha assolutamente la stessa texture, non viene su, non viene assolutamente su questo colore, forse devo scavare più in profondità, devo sfondare la cialda, forse adesso, ecco, aveva tipo una patina. Questo è il colore che si va perdendo, questo colore devo dire che mi ha un po' deluso e in pratica l'ho proprio sfondato e andrei a vedere Magic, che sarebbe quello che voglio andare ad utilizzare, quindi questo rosa, andiamo a vedere. Questo viene su bene come gli altri due, come Dragon e Ocean. Si applica anche abbastanza bene. Vabbè, ora andiamo a vedere comunque sull'occhio, perché abbiamo anche una parte più appiccicosa, appunto, avendo messo il primer. Lo prelevo sempre con il dito e lo applico. Stupendo, fantastico. Direi che abbiamo constatato che questi glitter si applicano veramente bene, cioè guardate qui, pazzesco. Però non voglio farvi rimanere, non voglio rimanere neanch'io col dubbio che poi questa cialda Sea Witch non funzioni bene, quindi vado a prendere un po' di rimanenza del primer per glitter che mi è rimasto sulla mano e vado ad applicarlo un po' qui nei lati. Sempre un po' difficoltoso prelevarlo, sono diventata cinese, prelevarlo, però adesso direi che con una base appiccicosa lavora decisamente meglio, molto molto bello. Visto che adesso siamo illuminati di immenso con tutti questi glitter, direi di andare a prendere con il pennello che ho utilizzato prima, Cave, quindi il pennello da sfumatura, e vado a lavorare un po' qui al di sopra sfumando.
dispersione glitter inevitabile, nonostante noi abbiamo utilizzato anche un primer, però ce ne faremo una ragione. Allora, adesso invece vado a riprendere Battle, sempre con lo stesso pennello, e vado a sfumare un po' più al di sopra. A questo punto vado ad utilizzare una matita nera, questa di MAC, la Feline, e la applico un po' sotto la rima superiore, cioè all'interno della rima superiore. Non vado ad applicare eyeliner, ma vado con un pennellino più piccolo a prelevare Witch, che sarebbe questo nero opaco, e lo vado a sfumare un po' qui, proprio come una sorta di eyeliner. È bellissimo, molto molto pigmentato questo nero. Vado ad applicare un po' di nero anche nella rima inferiore, quindi qui. A questo punto direi di andare a togliere i patch. Ed è venuto un trucco veramente molto bello definito, quindi direi che sono validi. A questo punto prendo Fairy, che è questo colore, dà l'effetto un po' bagnato, è un rosato con l'effetto bagnato veramente molto bello, e lo vado ad applicare sempre nella rima inferiore, ovviamente all'esterno, quindi tenendomi un po' più sotto del nero. Adesso, utilizzando un pennellino più piccolo, vado a crearmi un punto luce. Voglio andare ad utilizzare questo colore, Isolated, sì, lo prelevo, vediamo prima la colorazione così. È sempre come quello di prima, diciamo sorta top coat, che danno un leggero colore e una luminosità. Questo va più nel dorato. Vediamo com'è. E lo applico qui. Vediamo se si riesce a percepire. Quasi niente. Ok, quindi direi che adesso vado ad applicare il mascara. Ok, così si vede un po' di più. Come dicevo, adesso vado ad applicare il mascara. Come mascara vado ad utilizzare quello della collezione, che sarebbe questo, Lash Princess. E questo è quello dedicato a Biancaneve, e dà un effetto di ciglia finte. Lo scovolino è fatto in questo modo, quindi ha una parte più spessa al di sotto e poi finisce con la punta più sottile. Ok, proviamo. Devo dire che l'effetto di questo mascara mi piace tanto, lo scovolino comunque aiuta tanto nell'applicazione, va a districare bene le ciglia, e la differenza tra le mie ciglia naturali e con il mascara penso che si noti. Comunque, questo è il trucco occhi finito, direi che mi piace. Certo, i glitter fanno dispersione, infatti sono arrivati anche dove non li avevo applicati, pur mettendo un primer, però questo è il rischio dei glitter. Comunque, a prescindere dai glitter, ci sono delle colorazioni che possono essere utilizzate per andare a ricreare dei trucchi che non danno assolutamente problemi. Magari questo è un trucco anche un po' più festoso, se vogliamo, però possiamo andare a ricreare anche dei semplici trucchi per tutti i giorni, perché ci sono dei colori veramente fantastici all'interno. Adesso andrei ad applicare appunto un blush. Come palette utilizzo sempre una della Catrice, però questa è di una vecchia collezione di cui vi ho fatto anche un video, Chai Latte,
e all'interno porta 4 cialde. Vado ad utilizzare il blush ovviamente, e anche questa mi ricordo che aveva una bella pigmentazione, infatti. Ok, adesso è la volta degli illuminanti, andrei a provarli entrambe. Uno ha una tonalità un po' più rosata e l'altro invece più dorata, quindi Ursula va più sul rosato e questo più sul dorato, però li proviamo tutti e due. Vado a prendere il pennello, utilizzo questo, preleviamo Ursula e la applico qua. È molto bello l'effetto di Ursula. Da quest'altra parte invece, utilizzando la parte del pennello pulita, vado a prelevare la strega cattiva di Biancaneve. Questo è decisamente più luminoso e più evidente di Ursula, è un po' più strong per intenderci, anche se va più sul dorato e questo ha un sottotono più rosato, però devo dire che tra i due, per mio gusto, sono entrambi bellissimi, però a mio gusto preferisco Ursula. Comunque, illuminanti veramente molto molto belli, stupendo. Ok, adesso passiamo con le labbra. Per le labbra abbiamo 3 rossetti, scusate il casino, ma sono tutto appoggiato qui sopra. Ne abbiamo appunto 3, sono sempre dedicate alle streghe. Quindi abbiamo sempre la strega cattiva di Biancaneve, abbiamo sempre Ursula e abbiamo Maleficent. Allora, i colori sono satinati, abbiamo un bel rosso mela. Ve lo faccio vedere sbocciato, mi ripulisco però un attimo la mano. Siccome non sono stata assolutamente in grado di ripulirmi la mano perché non ho nessuno struccante a portata di mano e mi scoccio a rialzarmi, vi faccio vedere le colorazioni su quest'altra mano. E allora, come dicevamo, questo, oddio, con la sinistra sono proprio incapace a fare qualunque cosa. Questo è il rosso, appunto, quindi la strega di Biancaneve. Penso si siano ispirati alla mela. Poi abbiamo questo di Ursula, che invece è un nude. Poi hanno un profumo veramente stupendo. E questo è quello di Ursula. Quindi un nude e vado ad applicare Maleficent. Maleficent lo applico direttamente sulle labbra perché è un bel rosa e quindi vediamo appunto la colorazione. Ok, quindi questo è Maleficent, come potete vedere il colore è veramente molto molto bello. Non sono proprio cremosissimi, cioè quando li andate ad applicare dovete comunque fare più forza perché il colore non viene subito su, ma è una questione proprio di un attimo, cioè nel senso che rispetto ad altri rossetti sono, perché a scrivere scrivono subito, però sono leggermente più duri, però il colore è veramente fantastico. Cioè mi piace un sacco. Il finish è un satin, a me piace tantissimo anche come ci va su questo, abbinato a questo trucco, quindi devo dire che mi piace. Ok, cosa dirvi come prima impressione, che poi come prima impressione che cioè bene o male quando uno impara a conoscere la qualità degli ombretti ti rendi subito conto se una palette può essere valida o meno. Consiglierei questa collezione? Assolutamente sì. A parte i pack che sono da collezione e sono fantastici. Poi vi ripeto, noi siamo andati ad utilizzare glitter, cioè almeno io sono andata ad utilizzare glitter, ma possiamo ricreare anche dei trucchi per tutti i giorni, perché ci sono veramente tantissime varietà di colori all'interno.
all'interno, dai più classici, poi ci sono sti verdi che sono fantastici, adoro i verdi, e appunto poi ci sono queste tonalità del viola, veramente dei colori belli con una bellissima pigmentazione. Infatti Catrice nell'ultimo periodo, e non è la prima volta che ve lo dico, mi sta sorprendendo un sacco, e quindi sono contenta di acquistare Catrice, tant'è vero che questa volta ho puntato più i prodotti Catrice piuttosto che i prodotti Essence, nonostante riguardassero le principesse. Però le principesse di Essence già l'anno scorso le ho prese, adesso ho optato per un'unica principessa, per Aurora, perché sono dei colori che comunque mi hanno colpito di più, e quindi ho preferito più puntare sulle cattive. Questa volta mi sono data alle cattive. Per quanto riguarda gli illuminanti, se siete amanti degli illuminanti non ve li potete far scappare, sono veramente fantastici, sono gli unici due illuminanti presenti all'interno della gamma, non ce ne sono altri. Per i rossetti, vabbè, fantastici. Il mascara, anche mi è piaciuto l'effetto, ma comunque questo è uno dei mascara più rinomati di Essence. Io vi dico la verità, non l'avevo mai utilizzato ed è la prima volta. Poi ci siamo dimenticati di, almeno mi sono dimenticata di utilizzare questo pennello, che è un pennello viso, diciamo da polveri, quindi o da cipria, ma potete andare ad applicare anche il blush con questo pennello. Comunque favoloso. I tre pennelli della collezione ottimi per il trucco, quindi niente da dire, veramente una bellissima collezione. Quindi vedete voi quali sono le vostre cattive o le vostre principesse preferite, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa collezione, se il trucco vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se acquistereste queste palette oppure no. E quindi niente, io come sempre spero di esservi stata utile, spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto ovviamente cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina se volete, noi ci vediamo presto con un prossimo video, io vi mando un bacio.